Salve a tutti! In questo video andremo a immaginarci un improbabile mondo con la presenza dei superuomini. Per prima cosa, quale sarebbe il loro comportamento di fronte all'umanità? Abbiamo pensato a varie ipotesi. Nella migliore, magari sarebbero degli eroi che aiutano il prossimo, salvando vite e compiendo in generale buone azioni. Al contrario, invece, si approfitterebbero della loro situazione di onnipotenza facendo quello che gli pare, danneggiando per esempio cose ed edifici, oppure uccidendo dei civili a caso senza pagarne le conseguenze. Questo perché, chissà, essendo così importanti e potenti, verrebbero appoggiati anche dai media più corruttibili, che sarebbero pronti a distorcere la realtà, dipingendo questi individui come dei salvatori, i quali agiscono in determinati modi rudi, ma con la scusa di una finta protezione, e per il bene comune. A quel punto i mezzi di informazione si dividerebbero in due fazioni diverse, i sostenitori e i critici. La loro esistenza, poi, potrebbe essere anche sfruttata per scopi commerciali. Tali superuomini sarebbero ben esposti in TV e sui giornali, curerebbero il proprio marketing producendo esclusivi gadget o giocattoli, ma diventerebbero, perché no, anche degli influencer con milioni di followers e idoli di molti ragazzi. Altra ipotesi più antipatica invece può essere quella di un loro impiego da parte dei peggiori governi per scopi politici non trasparenti o militari. Verrebbero quindi ingaggiati per rafforzare le varie truppe ed avere perciò meno difficoltà nell'eliminare o far arrendere eventuali nemici, oppure si assicurerebbero che venga mantenuto l'ordine nella popolazione. Infine, potrebbero semplicemente disinteressarsi completamente della società in cui vivono e delle sorti dell'umanità, diventando solamente delle anime senza emozioni. Ma in che modo potrebbero prendere vita questi superuomini? Magari sarebbero frutto di esperimenti in laboratorio creati con l'intenzione di generare dei supersoldati da mandare in missione in caso di guerre o per essere aggregati nelle forze dell'ordine. Come risultato di incidenti scientifici oppure ancora potrebbero essere forme provenienti da un altro pianeta. E la gente comune, che comportamento adotterebbe di fronte a questi esseri? Secondo il nostro parere, la maggior parte della popolazione avrebbe un'impressione scettica e impaurita e vivrebbe con la costante paranoia di essere coinvolta in una lotta tra superuomini, con le gravi conseguenze che quest'ultime possono provocare. Ovvero carneficine di persone estranee alle sfide ma che sfortunatamente si trovavano sul luogo incriminato, nonché danni economici dovuti alle continue distruzioni di abitazioni, palazzi e attività varie. La minoranza della popolazione, invece, tra cui probabilmente i bambini, essendo piccoli e ingenui, li accoglierebbero positivamente. Pertanto, restando sempre sull'improbabile e giocando con l'immaginazione, chi ci dà la certezza che questi esseri possano veramente fare la differenza per il bene dell'umanità? Come possiamo sapere da che parte stanno? Chi può controllare degli esseri del genere? E voi, come vi comportereste se esistessero questi esseri potentissimi? Le domande sono tantissime, ma le risposte forse ancora di più, ma se vi va, diteci la vostra. Anche questo video termina qui, noi ci vediamo al prossimo video.